che si chiude sempre. Antonio Fiore, ex sindaco di Reggianello, lei nel 2010 era sindaco, quindi diciamo è stato... Questo progetto è nato con me, è nato con la mia amministrazione. Fummo individuati comune capofila dalla regione Basilicata e dai sindaci anche del comprensorio del Senisese, perché il comune Viggianello sulle politiche sociali aveva, si era impegnato tanto, aveva fatto abbastanza, e quindi è un progetto che abbiamo voluto e abbiamo seguito con attenzione, e ci auguriamo che questa semina che c'è stata in questi 3 anni possa produrre dei risultati in prospettiva. Allora, quasi 163.000 euro di progetto distribuiti in 3 anni, un territorio grande che comprende il Lago Negrese e il Pollino. Quali sono secondo lei le luci e le ombre e un resoconto di questo? Beh, io non sono in grado di fare il resoconto perché, come dicevo prima, mi sono occupato della semina. Questo è un progetto che riguarda il territorio che va da Terranova di Pollina a Maratea, passando ovviamente per Viggianello, per Lago Negro, insomma guarda tutti i paesi dell'area programma del Lago Negrese. Come dicevo, noi è stato seminato, è stato la scuola, i ragazzi sono stati il punto di riferimento più importante del progetto. Oggi noi non sappiamo esattamente quali possono essere i risultati, e forse anche troppo presto per esprimere un giudizio sui risultati. Noi invece ci auguriamo che questo progetto possa essere un indicatore importante per le scuole, per le famiglie, per il territorio, perché purtroppo durante questi anni comunque ci sono stati arresti per droga, ci sono stati arresti soprattutto di giovani. Ciò significa che se ci sono gli arresti significa che sono anche i consumatori. Allora si tratta di mandare avanti una politica di prevenzione, di informazione, di educazione soprattutto, che un programma che deve essere continuato a mio giudizio, non solamente sulla scuola ma anche sulle famiglie.